Ben ritrovati a tutti voi amici telespettatori a Linea Diretta, le migliori risposte alle vostre domande. Stiamo parlando di matrimoni e unioni civili, sapete che c'è stata, come giustamente ricordava l'avvocato Rossella Angiolini, che è qui nostra ospite, avvocato matrimonialista, è passata la legge al Senato, deve essere ancora discussa alla Camera, comunque c'è già un grande passo e questo ovviamente sta suscitando grande curiosità e tante domande da parte dei nostri telespettatori. Alcune abbiamo cercato di evaderle, altre lo faremo adesso, ad esempio questa: ho sentito parlare di contratto di convivenza e vorrei sapere cos'è, se possiamo equipararlo al contratto prematrimoniale all'americana. Allora, no, noi l'abbiamo un po' accennato prima, però contratto di convivenza no, quindi può essere fatti questi patti o contratti di convivenza, però devono essere fatti tra le coppie che convivono, non possono essere considerati accordi prematrimoniali come avviene in America, perché questo dalla nostra Costituzione non è ammesso. Ecco, ma in questi patti di convivenza esattamente che cos'è che si può o non si può ammettere esattamente? Ad esempio, di solito anche possono scegliere, ad esempio, come sempre, il regime patrimoniale, quindi comunione dei beni o separazione dei beni, indicano anche dove è collocata la casa familiare, possono anche stabilire come vengono divise le spese per il mantenimento, che secondo me questo andrebbe fatto anche quando uno si sposa, ma la legge non lo permette. Possono stabilire magari che nel caso in cui si separino un convivente possa dare all'altro per un certo periodo di tempo un sostegno economico, quindi insomma regolano, diciamo, la vita di una coppia, sempre nell'ambito ovviamente dei diritti che sono previsti in quella coppia. Faccio un esempio: prima di questa legge il convivente o la convivente non potevano andare in ospedale, o se andavano a trovare diciamo il proprio partner, ma non avevano diritto ad avere le informazioni relative al suo stato di salute. Se c'era un'urgenza per un'operazione, non avevano diritto a firmare per il proprio compagno o compagna che si doveva operare, non avevano neanche diritto ad andare in carcere a chiedere di poter vedere il convivente. Queste sono cose assurde, perché persone che convivono da tempo e da anni e una delle operata in ospedale e quella e tu non puoi neanche avere le notizie, un parente stretto, quindi non dovevi sapere niente. Quindi queste cose sono state accordate. Io sono d'accordo, come sono d'accordo sul fatto che nel contratto di affitto, quando la coppia si separa, possa subentrare l'altro convivente che continua ad abitarci, mentre questo non era previsto. Quindi sono stati previsti e specificati alcuni diritti individuali che la legge prevede ora anche per le coppie. Mi sembra giusto. Allora, vorrei sapere che cosa si intende quando si parla di utero in affitto. Un argomento allora, di nulla. Allora, questo è un argomento, dice, ne ho sentito solo parlare in Italia e so che in Italia è vietato dalla legge, è vero, perché? Allora, questo è stato un argomento che recentemente ha fatto molto scalpore, soprattutto per la vicenda di Niki Vendola, che ha avuto un figlio, mi sembra, dal proprio compagno tramite un utero in affitto di una donna in California. Allora, che cos'è questa storia? In Italia non è legale, però è normale, cioè si può fare? All'estero. Un italiano può farlo all'estero, a parte è successo anche ad altre star. Sì, sì, e come? Continuamente. Allora, dunque, dobbiamo dire questo, distinguiamo. Allora, l'utero in affitto, la legge italiana lo vieta assolutamente, e io dico anche giustamente, perché è un vero e proprio sfruttamento della donna, perché una donna che è benestante e che è ricca non presterà mai il proprio utero, non affronterà mai una gravidanza di 9 mesi e si priverà del suo figlio per uno spirito di liberalità, di generosità, donarlo quindi a una coppia. Quindi lei dice che comunque vengono utilizzate sempre da persone indigenti che hanno bisogno, tanto che Vendola ha pagato 115.000 euro per avere questo bambino, e come lui tante altre coppie che hanno deciso di seguire questa strada. Quindi vengono pagate, ci sono addirittura delle cliniche specializzate in cui procurano la mamma, cioè un vero business che in Italia non è ammesso. Ora io dico, questo bambino, e il problema si pone, Maddalena, non tanto quando ci sono due donne, quando le conviventi sono due donne, perché? Perché una delle due è mamma del bambino, quindi c'è questo rapporto con la mamma. Il problema dove si pone? Quando questo bimbo nasce e cresce in una coppia di due uomini.
perché la procreazione è sempre quella, la natura è sempre quella, da che mondo è mondo ci vuole un uomo e una donna, cioè su questo è indiscutibile, a me si deve dire che sì, questa non è poi la normalità, no, la normalità è che per procreare un bambino, lo dice la natura, ci vuole un uomo ci vuole e una donna. Ci vuole Adamo ed Eva. Però io dico, questo bambino che... Per esempio, in prima tutto avrà sicuramente una crisi di identità Maddalena, perché nel caso specifico l'ovulo è stato preso da una filippina, poi messo, è vero, nell'utero di una californiana che ovviamente veniva pagata, che ha dato la sua disponibilità. Allora, questo bambino via via che cresce, la sua mamma chi è? Perché viene una crisi di identità. Allora, io mi chiedo questo e mi rimane il punto interrogativo a cui anche ultimamente ne ho parlato con delle psicologhe, ma veramente... una risposta precisa non sono stata in grado di darla. Allora io mi chiedo, ma un bambino che cresce con due uomini, quali, Maddalena, guarda, sono certa che gli uomini sono in grado di dare tantissimo amore ad un bambino, certo. Tantissimo, forse meglio anche di a volte coppie, di coppie che in realtà del bambino, litigano, eccetera, che litigano, del bambino se ne frega. Quante Quindi, volte ce lo siamo detto? Io sono certa di questo, però mi chiedo, questo bambino che viene cresciuto da due uomini, che gli danno tanto amore, tanto, quando sarà adulto, sarà un uomo equilibrato, sicuro di sé, pronto ad affrontare la società, come un bambino che ha un babbo e una mamma che gli hanno dato tanto amore? Capisci che dico io? Quindi io non discuto la capacità di due uomini di dare tanto amore ad un bambino, ma io mi chiedo, in una società come ancora la nostra, che non è pronta ad accettare, che... certo. Ecco, quindi, giustamente, come mi hanno risposto anche queste psicologhe, queste mie amiche, cosa mi hanno detto? Purtroppo ora non abbiamo, diciamo, non abbiamo la possibilità di dire come saranno, perché non c'è una casistica qui in Italia. Quindi potremmo dare una risposta solo tra 15-20 anni di vedere la società, cioè questi uomini e donne cresciute in una coppia di uomini, se effettivamente saranno accettati dalla società e saranno in grado di sentirsi né più né meno uguali. Senza, di crescere senza traumi. Ma poi faccio anche un esempio banale, cioè, e qui parlo cioè dell'accoglienza che la società può dare. Faccio un esempio che ti potrà sembrare anche stupido. Ma noi nella nostra tradizione, alla scuola materna e alla scuola elementare, che siano scuole private, che scuole pubbliche, c'è la festa della mamma e c'è la festa del babbo. Va bene? Te pensa a un bambino di 3 anni, un bambino di 6 anni, che c'è la festa della mamma, e se c'ha due mamme, viene la mamma. Piega. Ma quando c'è la festa del babbo, se c'ha due mamme, chi ci viene? O se ha due babbi, quando c'è la festa della mamma, chi ci va? E i bambini non hanno la capacità di capire, di discernere, capisci? Quindi io, questo che mi fa paura e che io temo, però ripeto, non voglio assolutamente mettere in dubbio la capacità di un uomo di dare tanto amore ad un bambino, questo assolutamente, però mi chiedo se noi ancora siamo pronti come società ad affrontare queste situazioni. Certe problematiche. Ha detto delle cose sacrosante, allora andiamo avanti. Non sono sposato con la mia compagna, abbiamo un figlio di 10 anni e la casa è di mia proprietà. Abbiamo deciso di separarci, ma non intendo lasciare la mia casa che ho acquistato con tanti sacrifici. Come posso fare per rimanere io in casa? Gli uomini sono pazzeschi. Allora, mi dispiace dover dire a questo signore che la sua casa se la deve scordare. Proprio lo dico chiaro, chiaro. Mi sembrava, Perché, diciamo, il bambino, quindi il figlio e la mamma, hanno diritto ad abitare nella casa coniugale finché il figlio non sarà economicamente indipendente. Tengo a precisare che l'assegnazione in uso della casa familiare è un diritto del bambino a vivere, a continuare a vivere dove è nato e dove è cresciuto. Quindi questo diritto del bambino viene riconosciuto ed applicato anche quando non è figlio di genitori sposati, ma è figlio di una coppia. Chiaro questo? Quindi anche se il padre è proprietario della casa, lei quindi deve lasciare questa casa e andare ad abitare da un'altra parte, perché suo figlio ha diritto di continuare a vivere nella casa in cui è nato e cresciuto insieme alla mamma, perché è ovvio che il bambino ha ancora bisogno per crescere della vicinanza della madre e quindi vivranno tutti e due nella sua casa coniugale, a meno che o lei non abbia un altro appartamento, un'altra collocazione
per suo figlio e per la mamma di suo figlio, oppure sia disponibile a prendere una casa in affitto, a accollarsi l'affitto, però la sua moglie, la moglie o compagna, non me lo ricordo, deve essere disponibile ad accettare questa sua proposta, perché altrimenti ha diritto di rimanere nella casa nella familiare casa. Finché suo figlio non sarà economicamente indipendente. Allora, facciamo una domanda che farà innervosire molte donne. Dopo un anno di matrimonio mio marito mi ha lasciata per un'altra donna. Lui sostiene che essendo stato breve il periodo nel quale siamo stati sposati non mi deve alcun assegno di mantenimento, è vero? Non è vero. Fetente. Non è vero. Perché? Allora, una moglie, diciamo, con particolari condizioni economiche, eccetera, ha diritto ad avere un assegno di mantenimento. Addirittura Maddalena ha diritto ad avere un assegno di mantenimento anche se lavora, ma il suo reddito è inferiore di un terzo rispetto a quello del marito. Quindi la legge prevede che il giudice liquidi un assegno di mantenimento per equiparare i due redditi. Caso la signora ha diritto ad un assegno di mantenimento per il fatto che questo diritto nasce dal vincolo matrimoniale. Però devo anche dire che la lunghezza del matrimonio, della convivenza matrimoniale, incide nel quantum. Quindi nel quanto dare, quindi il giudice dovrà sicuramente liquidarle un assegno di mantenimento, però terrà conto anche della brevità del matrimonio, quindi sicuramente sarà un assegno molto più basso di quello che, diciamo, la signora avrebbe avuto diritto se il matrimonio fosse durato 10 anni. Allora, velocissimi, sono divorziata, percepisco un assegno divorzile, il mio ex marito si è risposato, vorrei sapere perché è gravemente malato, chi ha diritto alla sua pensione di reversibilità, io o la nuova moglie? E vediamo. La signora che ci fa la domanda ha fortunatamente ha diritto ad un assegno divorzile. Perché dico fortunatamente? Perché chi ha l'assegno divorzile ha diritto poi a percepire la pensione di reversibilità insieme alla seconda moglie. Quindi, ma addirittura ti dirò di più, Maddalena, che questo assegno, quindi che dico la pensione di reversibilità, dovrà essere suddivisa tra le due, tra la prima moglie e la seconda moglie, ma dovrà essere suddivisa considerando anche il tempo di lunghezza del matrimonio dell'uno e dell'altro. E nel periodo, nel termine di lunghezza del matrimonio, ci sono anche gli anni della separazione. Perché te sai che quando una coppia si separa non è divorziata, certo. Quindi il matrimonio. Ultimamente ci sono state delle sentenze, fortunatamente, della Corte di Cassazione che hanno stabilito però che per quanto riguarda poi la seconda moglie, per calcolare la pensione di reversibilità e il periodo, devono essere anche considerati gli anni di convivenza. E quindi si ritorna alla legge sulle unioni civili. Certo. Quindi, logicamente, se il matrimonio è stato più lungo, però poter considerare anche gli anni di convivenza oltre agli anni di matrimonio farà sì che questa pensione, suppongo, venga ripartita in maniera equa tra l'uno e l'altro. Perfetto, allora il tempo a nostra disposizione è finito, abbiamo sforato un po', ma penso che ne sia valsa la pena, perché parlare con l'avvocato Angiolini poi su una materia così attuale e interessante come quella delle unioni civili è certamente stimolante, anzi magari essendo presidente del Sor Optimist fino a quanto reggerà, visto che fa sempre tantissime iniziative, potrebbero essere anche queste magari iniziative da proporre all'attenzione pubblica. Quindi io ringrazio nuovamente l'avvocato e l'amica, soprattutto faccio una grandissima fatica, Maddalena, a distinguere e a dare del lei all'avvocato Angiolini durante la trasmissione, ma così vuole il protocollo, per essere stata con noi. Grazie a Natale Teci in regia, a tutti voi telespettatori che ci avete seguito in questa trasmissione. Cara Rossella, alla prossima. Alla prossima, grazie. Arrivederci.